Blitz della Digos questa mattina all'alba in via Cagliari a Torino per sgomberare e mettere i sigilli allo spazio autogestito Manituana, nei locali affidati alla Fincommission ma da tempo inutilizzati e da oltre un anno occupati da collettivi studenteschi dopo che gli stessi avevano lasciato i locali di via Sant'Ottavio davanti a Palazzo Nuovo per consentire lavori di ristrutturazione e messa a norma. Sulla pagina Facebook di Manituana, che si dichiara laboratorio culturale, è subito apparsa la notizia e il relativo commento. Stamattina all'alba la polizia si è presentata in forze e ha cominciato a sgomberare Manituana. Ci stiamo radunando per traslocare le nostre cose. Seguiranno aggiornamenti sulla risposta che intendiamo dare a questo gesto infame. Manituana non si tocca. Queste le parole del collettivo. E poi ancora. L'accesso a Manituana è bloccato da decine di celerini e digos che stanno sgomberando lo spazio e mettendo i sigilli. Lo sgombero di questa mattina si è svolto senza che si verificasse alcuna tensione, ma gli studenti non ci stanno e per questa sera è prevista un'iniziativa di solidarietà davanti agli spazi sgomberati perché, dichiarano sempre su Facebook gli appartenenti al collettivo, vogliamo spiegare ai residenti del quartiere come mai questa mattina si sono ritrovati una flotta di polizia sotto casa e perché uno spazio sociale aperto e autogestito può essere fondamentale per le esigenze del quartiere e della città. Proprio nel pomeriggio di ieri, i sostenitori di Manituana si erano presentati sotto la sede torinese della RAI, in via Verdi, per manifestare la loro solidarietà alla Palestina e per esprimere il loro dissenso nei confronti dei media italiani. RAI, secondo le dichiarazioni sempre su Facebook degli appartenenti a Manituana, di essere asserviti alla narrazione sionista, facendo riferimento agli ultimi fatti accaduti in Medio Oriente. L'assessore alle pari opportunità del comune di Torino, Marco Giusta, si trova all'estero, ma appresa la notizia ha dichiarato sulla sua pagina ufficiale Facebook: appena sarà possibile incontrerò i rappresentanti dell'assemblea di Manituana per discutere assieme il futuro del laboratorio, che a mio avviso ha rappresentato e rappresenta non solo uno spazio culturale libero e autogestito, ma anche un laboratorio di idee, di critica positiva, di riflessione sui cambiamenti della città, permeato da valori quali antifascismo, antisessismo e antirazzismo.